Ciao a tutti e benvenuti in Cucina Origami. Io sono Elena e oggi facciamo gli shumai. Gli shumai, in cinese shaomai, sono dei ravioli aperti, ripieni di maiale e gamberi, alla faccia di chi dice che carne e pesce non possono andare d'accordo. Come sempre, in caso di ravioli di farina di grano, iniziamo con la pasta. Impastiamo 200 g di farina di grano, ho usato la zero, con 100 g d'acqua. Impastiamo e lasciamo riposare per mezz'ora e nel frattempo facciamo il ripieno. Tritiamo 8 funghi shiitake e mettiamoli in una ciotola. Tritiamo anche 200 g di gamberi e li aggiungiamo nella ciotola. Uniamo 300 g di trita di maiale e iniziamo ad amalgamare gli ingredienti. A questo punto aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale, 2 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaio di olio di semi, 2 cucchiai di salsa d'ostriche, 1 cucchiaio di amido di mais, 1 cucchiaio di olio di sesamo, un pizzico di pepe e mescoliamo per bene. Il composto sarà compatto e appiccicoso. Dopo una mezz'ora la pasta può essere lavorata. Facciamo un cilindro di 2 cm di diametro e tagliamo dei tocchetti da 1,5 cm. Prendiamo un tocchetto e spianiamolo col mattarello, creando una sfoglia tonda. Per fare gli shumai mettiamo al centro della sfoglia un cucchiaio di ripieno e poi facciamo delle pieghe tutti intorno, formando una specie di coppetta che lo circondi tutto. Sigilliamolo bene da tutte le parti. Mettiamoli in una vaporiera a cuocere per 8 minuti. Sono praticamente tutto ripieno, perciò sono perfetti per quelli che amano del raviolo più il ripieno della pasta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, gli ingredienti come sempre li trovate giù nell'info box. Grazie per avermi seguita e noi ci ritroviamo al prossimo video di Cucina Origami. Ciao!